Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebilipo 00, capitolo 31. Mi svegliai e Est non era nel letto. Boh, sarà giù in cucina. Vorrei chiederle scusa per quello che le ho detto ieri sera. Ero nervoso per i fatti miei. Scesi le scale e mi avviai verso la cucina. Per fortuna era lì, che stava preparando la colazione assieme a Sara. Strano. Non mi hanno notato. Esther, ma te e papà cosa siete? Amici? Perché questa domanda? Non è vero. Tu lo ami. Dai, dimmi la verità. Io non lo dico a papà. Lo giuro. No, Sara, non lo amo. Dai. Amare è una grande parola. Non posso negare che mi piaccia. Però che rimanga tra noi, va bene? Sì, che bello, va bene. Entrai in cucina e feci finta di nulla. Mi sedetti a tavola e iniziammo a fare colazione. Ero stressato per tutto quello che era accaduto e che stava accadendo, però da un lato sono strafelice perché so che piaccio a Esther. Non lo so, è come se mi fossi dimenticato di mia moglie. Boh, ma quello che aveva fatto ha oscurato tutto il mio amore che provavo verso di lei. Mi alzai e diedi da bere e da mangiare a Teo, Perla e Kelly. Papà, vado in piscina con Perla, Teo e Kelly, almeno si divertono un po'. Va bene, piccola, ottima idea. Tieni, quattro asciugamani per te e per i cani. Va bene, papi, io non mangio a pranzo. Magari entro in casa e mi mangio qualcosa così, giusto per stuzzicare qualcosa. E poi torno in piscina. E quando è ora di cenare, avvisami. Va bene, piccola, divertiti, anzi, divertitevi. Ecco. Ora ho via libera con lei. Era stana, provo a parlarle. Est? Sì, che c'è? Senti, volevo chiederti scusa per ieri sera. Non volevo dirti così, è che sono stressato in questo periodo. Tranquillo, mi fa piacere che mi hai chiesto scusa. Tranquilla, dovevo, ma ascolta. Prima stavo ascoltando la conversazione che c'è stata fra te e Sara. No, ma va, non è come pensi. Tranquilla, Est, provo le stesse cose che provi te. La presi per i fianchi e la baciai. Lei si staccò, mi sorrise e mi baciò. Dio, amo i suoi baci. Ci staccammo e decidemmo di guardare un film horror. Matteo, che film guardiamo? Ti prego, chiamami Teo. Matteo è troppo lungo. Teo come il tuo cane. Va bene, Teo. Ok, io opto per il mai nato. Nah, l'ho già visto. E se ci guardassimo Somnia? L'ho già visto e poi non mi piace molto. Ci sono. Guardiamoci Esp, fenomeni paranormali. È un bellissimo film, non fa paura, però è una storia vera. Ci hanno trovato le videocamere in quel manicomio e non è stato ritoccato nulla. È per questo che mi piace. L'ho visto un'infinità di volte, ma non mi stancherò mai di guardarlo. Va bene, dai, mi fido di te. Guardammo il film. Stupendo. Si erano fatte le 8:30. Mi alzai dal divano per andare a chiamare mia figlia, quando ad un certo punto.